Buongiorno. Buongiorno, dove la porto? Guardi, non lo so, a me basta uscire da Forza Italia. Come la capisco. Tranquillo, la porto io. Bene, dove? Al PD, vita alloggio in un posto di maggioranza. Sa usare Twitter? Eh sì, certo. Può far carriera, sa, cercano personale. Sì, ma guardi che io ho qualche problema di coscienza. Aia! No, se è un problema di coscienza non lo voglio sul mio taxi. L'hai visto il cartello? Io non carico cani, 5 stelle e coscienze. Sì, ma passare così dalla destra alla sinistra mi sembra un po'... Sinistra? Ma che sinistra? A sinistra l'hanno mandata a puttane in un batter d'occhio. Se il PD è di sinistra, io sono Alonso. Le commissioni non sono un premio di niente. Lei sa, tutti devono sapere, che delle 14 commissioni vengono nominati 28 vicepresidenti. La prassi parlamentare consolidata fin dall'inizio della Repubblica prevede che metà, anzi la prassi, i regolamenti, metà vanno alla maggioranza e metà vanno all'opposizione. Si è riunita l'opposizione, un po' variegata, no? Come il referendum che ha fatto qua prima. C'è Grillini, SEL, Forza Italia, Lega, i quali hanno deciso da soli che noi non facciamo parte dell'opposizione perché votiamo le riforme. Dall'altra parte dice noi siamo maggioranza perché la regola parlamentare si dice che uno è maggioranza quando vota la fiducia al governo, cosa che noi non abbiamo mai fatto. Quindi da una parte non sei maggioranza, dall'altra non sei opposizione, quindi lo volevo precisare perché è così, si è fatto un gran chiasso, però si è un gran chiasso sul niente. Le vorrei precisare che nelle vicepresidenze, l'Opasi, Grillini, SEL, tutti, solo le nostre destano questo clamore perché in questa incertezza ovviamente io ho avanzato una richiesta precisa di rispetto della componente parlamentare, punto. In base al numero dei senatori spettano le vicepresidenze.